Buongiorno ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Oggi nuovo video e questo video lo faccio solo ed esclusivamente per un motivo, ossia per una botta di che ho avuto praticamente qualche giorno fa, perché ho vinto un giveaway. Vabbè, l'avete visto comunque su Instagram perché l'ho spiattellato un po' dappertutto. Ho vinto il giveaway di J'adore le Makeup, Gabriella, a cui mando un grosso bacio. Ciao tesorins, come dico sempre io. Glielo avevo promesso perché è stata veramente troppo carina, perché abbiamo chiaramente scambiato qualche parola su direct, perché mi ha contattata direttamente per dirmi che avevo vinto, perché quella sera io ancora non stavo proprio col telefono nelle mani, quindi praticamente lei poi mi ha scritto e mi ha detto: ma sei iscritta al mio canale? E io ho detto: oddio, oh mio Dio, ma certo che sono iscritta al tuo canale, credo da tempo immemore, non ricordo neanche veramente da quanto tempo, credo dai tempi in cui proprio ho aperto il canale, quindi non lo so, tantissimo tempo. E io ho detto: certo che sono iscritta al tuo canale, perché io ho detto: mamma mia, che cosa ho combinato. In realtà lei mi ha scritto: hai vinto il mio giveaway. Io ho detto: no, non ci credo. Cioè, il giveaway che aveva fatto per San Valentino, quindi mi ha proprio portato fortuna a sto San Valentino quest'anno. E appunto abbiamo scambiato qualche parola e lei mi ha detto: poi fammi sapere se ti arriva tutto. Gli ho detto: non solo ti farò sapere se mi arriva tutto, ed è mi è arrivato tutto, ma praticamente farò anche un video dedicato, come ho fatto tempo fa quando ho vinto il video della Lolla. Questa volta sono ancora più contenta di fare questo video perché è stata veramente dolcissima. Io la ringrazio tantissimo, mi piace tanto, io la seguo da veramente tantissimo tempo in memoria. Lei è una ragazza veramente sciccosissima, mi piace tanto, molto elegante, molto dolce e soprattutto veramente molto professional, come dico io. E mi ha mandato un mare di roba, ragazze, guardate, era tutto qua dentro questo scatolone di Kiko, che già lo scatolone è troppo bello, peccato che si sia un po' sconcassato, diciamo, nell'arrivare a casa. E vabbè, lo apro insieme a voi, anche se già io l'ho aperto, vabbè, che ve lo dico a fare. C'era un chilo di carta con le bolle, anzi voglio un attimino poggiarlo qui, perché sennò così qui poggio tutte le cose che vi faccio vedere. E all'interno del pacco, madonna, oh mio Dio, c'era questa roba qua, ragazze, guardate. No, vabbè, io sono scioccata. Quando praticamente ho visto questa roba qua ho detto: vabbè, abbiamo finito, ragazze, guardate cosa c'è qui. L'inferno, me l'ha messa dentro questa busta di Ikea sottovuoto. Adesso lo apriamo insieme e vado a fare la pesca miracolosa, e vado anche velocemente perché sennò il video dura 82.000 anni. La prima cosa che pesco è questo eyeliner di Kiko. Sì, è un eyeliner nero della vecchia collezione Summer 2.0. Ci saranno tanta roba di questo genere all'interno del pacco. Una cosa stupenda, stupenda, che io volevo troppo, questo bronzer sempre di Kiko, il Baked Bronzer, questo qui è il numero 2 Mediterranea Tan. Ragazze, guardate che meraviglia infinita, cioè qualcosa di meraviglioso, ve lo devo fare vedere anche aperto. Mamma mia, che bello! Tra l'altro fa un odore di cioccolato immenso, veramente buonissimo. E questo veramente, quando l'ho visto sono impazzito, ho detto: no, è troppo bello. Poi c'era questo kit di Benefit dei Real, ci sono degli ombrettini all'interno, tipo questo qui un po' più chiaro, questo un po' più scuro. C'era anche un pennellino che mi è caduto, quindi non mi alzo perché sennò facciamo notte. C'era questa matita della Pupa, la numero 4 Pupart, che è un color, è un violaceo praticamente, vabbè, vedrete poco perché non li scarto, perché è veramente tanta roba, quindi non voglio aprire tutto perché sennò poi praticamente diventa tutto soggetto, diciamo, a scadenza, invece li voglio utilizzare tutto con molta calma. Poi c'era all'interno questo Dior Skin Forever Perfect Cushion, che credo proprio sia un fondotinta, il fondotinta cushion comunque chiaramente sarà una mini size, perché vedete è piccolino. Lo voglio aprire, questo qui lo voglio aprire perché lo voglio provare, sono curiosa. Sì, è un cushion, è troppo bello questo qua, non vedo l'ora di utilizzarlo, anzi questo lo utilizzerò ben presto perché non ho mai provato nulla di questa marca qui. Poi c'era dentro questo ombretto numero 1 eyeshadow, sempre della collezione Summer, sempre 2.0, e praticamente è così, vedete, un ombrettino tipo in crema, ed è un color champagne stupendo, bello pure questo molto. Poi c'era questa beauty blender della Kiko a forma di albero di Natale, no vabbè, della Arctic Holiday. Poi c'erano diversi ombrettini mono, questi qui di Kiko che non vi apro, però ve li faccio vedere da fuori, vedete questi qui, uno praticamente col dorato e l'altro tipo bronzato, troppo carini questi ombretti mono, e con la parte nera anche.
Poi c'era questo della collezione Less is Better, questo long lasting stick eyeshadow di Kiko, sempre al solito ragazze, questo è il numero 3 ed è praticamente questo colore stupendo che non apro neanche, però è questo marroncino un po' shimmerino. Questo veramente è molto bello, questo da utilizzare come base, è la fine del mondo. Poi c'era, madonna mia, un retro matte liquid lipstick di MAC, questo nella colorazione Mango Mango, che praticamente io... è assolutamente nelle mie corde, guardate quanto è bello, sembra molto simile al Back in Vogue che io ho acquistato qualche tempo fa, è proprio un color mango bello chiaro, uno di quegli aranciati stupendi. Poi c'era questo gloss di Diego Dalla Palma, questo è un gloss, sì, il 136, è un gloss rosso, semplice, che non vi apro al solito. Questa matita Kajal, che da un lato praticamente è Kajal e dall'altro lato, vabbè, no, sono tutte e due, diciamo, sono tutte e due della Rimmel. Della Rimmel Intense Stay True Color Long Lasting, è praticamente una matita doppia, da un lato è blu e da un lato è nera. Queste servono sempre. Questa cosa stupenda, questo blush di Neve Cosmetics, questo qua è il Liberty. Scusate, nel frattempo ho guardato perché mi è venuto il dubbio che non avevo fatto partire la videocamera. Questo è il Liberty ed è praticamente uno di quei blush, diciamo, in polvere libera di... che non ho mai provato, tra l'altro, di Neve Cosmetics. Sempre di Kiko, della collezione Arctic Holiday, questa cosa stupenda, questo kit, il numero 1 Silver Twinkle, che è praticamente un kit con dentro una colla per glitter e dei glitter bellissimi, tipo argentati. Madonna ragazzi, poi sembra che lo sapesse che io adoro i glitter. Poi ci sono diversi ombretti della Mua, questo qui azzurrino molto carino, della Makeup Academy, un sacco di smaltini, tipo questo qui rosso di Deborah e questo qui di Diego Della Palma, tipo un po' metallizzato rose gold, che sicuramente torneranno utili anche quest'estate. E Diego Della Palma, questo colorino stupendo, questo è il 323. Questo rossettino di Diego Dalla Palma, questo era il 235, Shade of Purple, ragazze, guardate che meraviglia incontrastata. Stupendo, questo è stupendo, non svuoccio niente al solito perché comunque c'è tanta roba. Quest'altro smaltino tipo dorato della Metal, diciamo, Effect con maxi pennello di Deborah. Questo è il numero, ragazze, numero 1, ecco numero 1, non trovavo dov'è. Un altro di Diego Dalla Palma tipo violaceo, guardate che bello, questo è il 324. Poi c'è una matita bellissima di Diego Dalla Palma, la 42, che è tipo quelle long lasting, diciamo, di Wycon, esatto, è identica. E io tra l'altro l'avevo finita, silver, color silver, bellissima, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Una palette Pup Art, no vabbè, ve la faccio vedere da qua dietro con tutte queste colorazioni, non ve la sto ad aprire perché sennò facciamo notte. Poi un altro rossettino, questo qua è il rossetto di Deborah Milano. Il colore è l'821, l'ho aperto al contrario, ed è stupendo, ragazze, guardate che malva stupendo, un malva meraviglioso, colori che proprio utilizzo tantissimo. Uno shiny lip gloss di Bottega Verde, questo è il numero, vediamo un po', il mauve oro, quindi praticamente è di quelli che si mettono sopra un po' per... che si usano tanto in questo periodo. Un altro piccolo smaltino di Bottega Verde rossastro. Un altro gloss, questo qui è invece di Debbie, il Kiss My Lip Lip Gloss, questo è il numero 5, guardate che bello, come si chiama? Icing Sugar, boh. Poi un fondotinta, questo qui è il fondotinta No Transfer, tenuta perfetta, diciamo, di Bottega Verde, che utilizzerò certamente, perché voi sapete che io sono una malata di fondi. Un blush di Kiko, questo qui è sempre della collezione Summer 2.0, è un color 2 Coral Bay, si chiama, no guardate ragazzi, meraviglioso, ma poi che odore di cioccolato che fanno questi blush, no vabbè, queste cose di questa collezione io me le ero perse tutte della Kiko, quindi stupendo. Poi c'era uno smaltino stupendo di Pupa, vi devo assolutamente fare vedere il pack perché è troppo carino, guardate che carino che è, troppo carino, questo qua era il numero 1. Di questa collezione qui, Light Up The Night, smalto glitter, quindi con tutti i glitter, bellissimo. Poi c'erano altri
ombretti, un altro ombretto di Kiko. Questo qua è tutto, diciamo, color champagne con un po' top così. E quest'altro della Mua che è tutto bianco, semplice, color panna, insomma, più che bianco, insomma, Lucia, color panna più che altro. Tre ombretti di Bare Minerals, questi qui. Uno nero, uno velvet nude e un altro era il rose gold. No, questi sono stupendi, non vedo l'ora di farvi un make-up. Anzi, ragazze, scrivetemi in un commento se volete vedere un make-up realizzato con alcuni di questi prodotti, perché con tutti non potrei. Poi c'era un'altra palette piccolina di Douglas, guardate che carina che è. E con questi colori stupendi, guardate, due blu e questi due rosa, molto molto carini. Bellina anche questa portatile, tra l'altro molto particolare. Un altro ombrettino di Bare Minerals, questo è lo Stay Golden. Guardate che bello. Ragazzi, non so più dove mettere la roba. Un altro Made to Last, questo qui è un waterproof eyeshadow. Questo qua è una sorta, diciamo, di color prugna scuro bellissimo. È il numero 26. Altri due rossetti. Uno è di Debbie, un rossettino piccolo di Debbie, che è uno di quei duo. Vedete che hanno due colorazioni, quelli, diciamo, che stanno portando tanto in questo periodo. E un altro di Makeup Academy, è un color pink, un rosa maialino, come direi io, molto carino. Poi un chilo di shiny pigment di Deborah, praticamente un pigmento di Deborah, ce n'è veramente tanto. E poi c'è un rossetto di Benefit, The Real, questo qui è il Double the Lip e questo è il numero, il Flame Game si chiama. Guardate che bello che è. Cioè, stupendo, è un rosso arancio doppio, quindi quello che fa le ombre lips. Troppo carino. Un altro ombretto Mua, questo qui è un eyeshadow numero, è il Pearl, il 24. Abbiamo finito, ragazze. È un altro stick di Diego Dalla Palma, questo è un verdino stupendo. Vabbè, questo è aperto, quindi ve lo faccio vedere, questo colore qua, bellissimo. Questi qui, i long lasting stick, sono veramente stupendi. E questo era il numero 36. Ragazze, finish. Guardate, un mega bustone di Ikea. Io ringrazio Gabriella, a cui mando un grosso bacio. Io la ringrazio tantissimo, grazie tesorina. Veramente sono stata contentissima di vincere. Botta di... veramente, di quella esagerata. Ditemi se vi piacciono tutti questi prodottini. E scrivetemi in un commentino se volete che vi realizzi un bel make-up con tutta questa roba. Un grosso bacio e alla prossima. Ciao!